Venerdì Pasquetta veramente denso di gare ciclistiche per Luni in provincia di La Spezia. Si comincia dalla mattina con la gara riservata alla categoria juniores, ma ce n'è veramente per tutti i gusti, perché poi sarà la volta anche per gli esordienti e gli allievi, quindi il ciclismo giovanile è praticamente tutto coperto. L'onere e l'onore appunto di dare il via a questa giornata è quella della gara riservata alla categoria juniores, che si daranno battaglia per il trofeo Tutto Gare Memorial Lavaggi. Saranno alla fine 52 gli atleti che prenderanno il via nella mattinata soleggiata, che vede al via le società della Casano, della Romagnano Guerciotti, dell'Esperia Petalo, della Zero Quadro, della Vigor Cycling Team e della Viringhello Bike Infinity. Un numero sicuramente, come dire, che siamo abituati a vedere ben altri numeri, un numero non troppo elevato, ma sicuramente di alta qualità, con appunto la formazione della Casano ad aprire le iscrizioni. Stiamo vedendo le operazioni preliminari con il giudice di arrivo Sabrina Cervetto, che sarà in compagnia del presidente di giuria Patrizio Rattone e Emanuele Diadema come componente in moto. Andiamo a vedere il percorso, che comunque impareremo bene a conoscere in questa giornata, perché sarà poi sempre lo stesso, ovviamente varierà il numero dei giri che dovranno percorrere a seconda della categoria. Il circuito attraverso via Monte dei Frati, via Larga, via Madonnina e via Dipini, da ripetere almeno per quanto riguarda gli juniores per ben 28 volte. 2,9 km il percorso, il tracciato di un giro, appunto da ripetere per 28 volte, per un totale di 81,20. Sicuramente il faro della competizione, almeno uno dei fari della competizione, è quella della Romagnano Guerciotti, una delle società plurivittoriose ad inizio stagione, e viene anche dal successo di 24 ore prima con la tripletta proprio nella gara di casa, e quindi sicuramente, volente o nolente, sarà un po' la formazione che sarà sì tenuta d'occhio, osservata speciale, ma sarà anche quella che probabilmente tutti si aspetteranno che farà la gara. Trasferimento verso il chilometro zero, e ricordiamo, e poi comunque avremo modo di ricordarlo anche in seguito, che questa prova, della quale siamo arrivati al chilometro zero e appunto stiamo per vedere la partenza ufficiale, questa gara fa proprio parte di quella challenge della Lunigiana, le immagini della presentazione che abbiamo visto proprio ieri sera, e quindi questa è la prima prova con il circuito della Madonnina. Può essere la volta del 1° maggio con la Coppa del 1° maggio, il 28 maggio il trofeo Aurelio del Rio, il 2 luglio il trofeo Bertedi, il 13 agosto il trofeo Colò e il 20 agosto il trofeo Luciani. Queste le prove, le 6 prove che determineranno poi il vincitore nella challenge della Lunigiana alla memoria di Antonio Cibei. Pronti via, e il primo ad attaccare è proprio il numero 1, Marco Alberto Menchini della Casano, che attacca proprio appena abbassata la bandierina a scacchi della partenza ufficiale. È minimo il suo vantaggio, con proprio la formazione della Romagnano a fare buona guardia e a, come dire, a annullare il tentativo di Menchini, che comunque ha il merito di essere stato proprio il primo attaccante di giornata. Facciamo sfilare il gruppo, che ovviamente per il momento, dopo questo primo attacco, rimane compatto, e ovviamente tutti coloro che hanno preso il via sono sempre in gara. E quando siamo praticamente nel corso del secondo giro, quando siamo sempre quindi nell'arco dei primi chilometri di gara, c'è sempre un atleta della Casano al comando, che ha però un minimo vantaggio nei confronti del gruppo che procede compatto alle sue spalle, gruppo praticamente compatto, con alcuni atleti magari vittima di incidente meccanico, che stanno comunque provando a riportarsi sulla testa della corsa. Un circuito da ripetere 28 volte, quindi, che è sicuramente impegnativo, con questo strappo da ripetere tutte queste volte, che alla fine sicuramente si farà sentire nelle gambe dei ragazzi. E ci prova adesso ad attaccare con il numero 12, Matteo Sasso, sempre della Casano. Bisogna dire che in questa gara, per quanto
i partenti sono stati alla fine una cinquantina. Sicuramente le squadre erano molto numerose, quelle che hanno preso il via, e quindi battaglia assicurata. Sull'atleta della Casano sono rientrati in due. Sono rientrati due atleti con il numero 40 Simone Carrò della Zero Quadro e con il dorsale 32 Federico De Luca dell'Esperia Petalo. Quindi si forma questo terzetto al comando con questo rientro dell'ultimo momento. E quindi per il momento sembra anche buono l'accordo tra i tre atleti che compongono la testa. Cerchiamo di capire a quanto ammonti il vantaggio dei tre atleti nei confronti del gruppo. Dicevamo appunto, percorso tortuoso, e questo è l'inconveniente del mestiere. Vediamo che comunque l'organizzazione aveva previsto che potesse essere pericoloso quella curva, però niente da segnalare, l'atleta si è comunque immediatamente rialzato e quindi tutto è proceduto nel migliore dei modi. Decimo giro e c'è un traguardo volante da segnare, attacca Samuele Manfredi. E non c'è mai da star tranquilli con Samuele Manfredi, perché ha sempre un coniglio dal cilindro da tirare fuori, anche lasciare un po' di vantaggio. L'atleta della Romagnano può risultare poi molto pericoloso per i compagni di avventura, perché sicuramente ha le doti da finisserne, le doti di passista, la sua caratteristica principale, e quindi anche nello scontro contro se stesso sa trovare il meglio di sé. Eccolo qua l'atleta comunque ligure, che quindi si sente un po' in casa quest'oggi. 18 giri alla conclusione per Samuele Manfredi, che di fatto anticipa di una decina di metri un'avanguardia gruppo, dove si riconoscono soprattutto suoi compagni di squadra della Romagnano. Eccoli qua infatti che stanno arrivando altri atleti che a breve potrebbero riportarsi proprio su Samuele Manfredi. Alle spalle di questi corridori altri atleti che provano ad evadere dal gruppo per riportarsi su questo tentativo, appunto perché si sa che Manfredi è uno di quegli atleti che davvero possono anche con un'azione nei primi chilometri arrivare a fine. E questo è il motivo per cui tanti corridori stanno provando a riportarsi sulla testa della corsa. Abbiamo riconosciuto anche Benedetti, sempre della Romagnano, molto attivo sulla testa del gruppo. E quando mancano 16 giri alla conclusione si è formato questo tentativo sulla testa della corsa, e quindi riconosciamo tra gli atleti al comando col dorsale numero 16 proprio Gabriele Benedetti, che vi stavamo ricordando poco fa della Romagnano. Eccoli qua gli atleti che vediamo inquadrati sulla testa della corsa, sono 7-8 così a colpo d'occhio. Poi con il dorsale 42 Riccardo Moro della Zero Quadro, poi con il dorsale 25 Tiziano Guglielmi della Romagnano. Stiamo continuando a risalire quello che è il drappello di testa. Col dorsale 13 fa parte anche Alessandro Michelucci della Casano. Poi abbiamo detto appunto per la Romagnano Gabriele Benedetti, che è l'atleta che vediamo inquadrato, e insieme a lui abbiamo anche Frequentini, Davide Frequentini, contraddistinto dal dorsale 18. E poi abbiamo tra gli atleti che compongono la testa Alberto Erpetto con il numero 55 della Vigor, i suoi compagni di squadra poi con il 58 Paolo Rossetti e con il 61 Gabriel Parola. Eccolo qua Davide Frequentini, l'atleta che sta chiudendo questo drappello. Alle spalle di questi atleti il gruppo, o almeno l'avanguardia gruppo, che è comunque segnalata a 11 secondi di ritardo. Quindi per il momento il tentativo di testa, anche se molto interessante considerando gli atleti che ne fanno parte, ha un vantaggio minimo nei confronti del gruppo. E questa immagine ci permette anche di vedere che il percorso tortuoso e fatto di continui saliscendi è sicuramente molto impegnativo. È cambiata la situazione quando mancano 14 giri alla conclusione, perché si è frazionato il drappello di testa. Abbiamo riconosciuto Manfredi insieme a Frequentini, se non andiamo errati, per la Romagnano, e via via tutti gli altri che facevano parte della testa con ulteriori rientri. Il gruppo invece transita, ha perso qualcosa l'avanguardia gruppo dalla testa della corsa, 22 secondi appunto il ritardo di questi atleti che vediamo inquadrati, perfettamente seguiti da tutti i servizi messi a disposizione, come dal regolamento ovviamente dall'organizzazione. Quando mancano 12 giri alla conclusione si è formato
un drappello di 5 unità al comando. Abbiamo Samuele Manfredi, eccolo qua, l'atleta della Romagnano che sta facendo l'andatura. Alla sua ruota Gabriele Benedetti con il numero 16, sempre per la Romagnano. Poi con il dorsale 55 Alberto Erpetto della Vigor, con il 24 Alessio Acco della Romagnano e con il 25, sempre per la formazione diretta da Matteo Berti e Francesco Sarri, con il dorsale 25 Tiziano Guglielmi. Questo il drappello di 5 atleti che si è formato al comando con il solerpetto della Vigo stretto, è proprio l'immagine che ci sta riportando nella morsa arancione del team del gruppo della Romagnano. Alle spalle di questi atleti, a un centinaio di metri, sono due gli immediati inseguitori, con il numero 21 Gabriele Matteucci della Romagnano e con il 42 Riccardo Moro della Zero Quadro. Questi quindi sono gli immediati inseguitori che vedono chi si trova sulla testa della corsa, quindi è anche facilmente ipotizzabile un ricongiungimento sulla testa della corsa. Alle spalle di questi corridori che vi abbiamo ricordato vediamo una situazione estremamente frazionata. Sono 3-4 atleti che sono già transitati a un minuto. Questo invece che vediamo inquadrata è l'avanguardia gruppo, dove a fare buona guardia è Samuele Bianchi, proprio della Romagnano, che è segnalato a 1 minuto e 30 secondi di ritardo. Ricordiamo alcuni sponsor della manifestazione, come la Bifi Pharma, l'Abracadabra Agenzia Viaggi, il consorzio Asterix di La Spezia, l'ADL Distribuzione Latticini, sempre di La Spezia. Romagnano che ha 4-5 atleti sulla testa della corsa, ma che fa buona guardia anche sulla testa del gruppo, perché evidentemente la situazione che si trova al comando è congeniale alla loro condotta di gara, e quindi fanno da stopper, fanno buona guardia alle spalle per cercare di favorire l'azione dei propri compagni di avventura. Altra curva verso destra che fa sì che si debba rilanciare l'andatura, e quando ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna e mancano circa 8 giri alla conclusione, si è formata una coppia che siamo abbastanza soliti vedere sulle testa della corsa. Ovviamente i colori sono quelli della Romagnano Guerciotti Mamis Caffè, e sono con il dorsale 16 Gabriele Benedetti, eccolo qua, che adesso si è portato a fare l'andatura, e con il 25 Tiziano Guglielmi. Appunto, la formazione di riferimento è quella della Romagnano Guerciotti. Eccoli qua i due compagni di squadra, che comunque e ovviamente procedono di comune accordo. Adesso è la volta del Valdarnese Benedetti a fare l'andatura su Tiziano Guglielmi, il suo appunto compagno di squadra. Lasciamo andare i due atleti al comando, cerchiamo di capire com'è la situazione alle sue spalle, perché intanto comunque Benedetti si è preso il Gran Premio della Montagna davanti a Guglielmi. Terza posizione per Acco, per Alessio Acco della Romagnano, sempre al Gran Premio della Montagna. Quattro giri alla conclusione e sembra di vedere una cronosquadre. Sono quattro gli atleti al comando, sono quattro atleti della Romagnano, e quindi abbiamo col dorsale 24 Alessio Acco, con il dorsale 16 Gabriele Benedetti, con il 25 Tiziano Guglielmi e con il 28 Samuele Manfredi. Questi i quattro atleti che stanno facendo appunto, stanno caratterizzando questa parte ormai che si avvia verso la conclusione del trofeo tutto gare Memorial Lavaggi, che apre la giornata di gare proprio a Ortonovo. E quindi adesso è Benedetti che vediamo inquadrato dalle nostre telecamere, con alla sua ruota proprio Samuele Manfredi e poi gli altri compagni di avventura. Appunto, non state vedendo una cronosquadri, è proprio una gara che però è caratterizzata dai colori arancio-neri della Romagnano Guerciotti Mamis Caffè. Effettuano la curva verso destra i quattro atleti al comando, e adesso vediamo Gabriele Matteucci, dorsale 21 della Romagnano, che è l'immediato inseguitore dei suoi compagni di squadra. 25 secondi il ritardo per l'atleta appunto della Romagnano, che sta almeno provando a riportarsi sui suoi compagni di squadra, che ovviamente non lo possono aspettare, perché non è che possono perdere terreno favorevole quando ci stiamo avviando verso la conclusione. Il gruppo che vediamo inquadrato, dove riconosciamo anche gli atleti delle Speria Petro e della Vigor a fare l'andatura, è segnalato a 1 minuto e 10 secondi di ritardo. Gli atleti della Romagnano sono nelle posizioni di testa per stoppare
eventuali azioni per cercare di non far alzare troppo l'andatura, eventualmente per rompere i cambi, e ovviamente gli altri componenti, quindi quelli dell'Esperia Petalo, della Vigor e tutti gli altri, stanno provando a contenere in qualche modo, anche quindi della Casano ovviamente, stanno provando in qualche modo a contenere l'azione della Romagnano, ma vediamo che comunque appena qualcuno prova a far alzare l'andatura un po' troppo, c'è proprio un corridore della Romagnano che prova a stoppare l'azione. Siamo ormai al passaggio, vicini al passaggio dalla zona arrivo, dove suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro, e quindi saranno gli ultimi 3 chilometri circa da percorrere, e non cambia la situazione perché sono sempre 4 alfieri della Romagnano a fare l'andatura, con il numero 16 Gabriele Benedetti, con il dorsale 24 Alessio Acco, con il 25 Tiziano Guglielmi e con il 28 Samuele Manfredi. Eccoli qua che li vediamo, adesso parlano un po' tra loro anche per cercare di capire come gestire la situazione, per cercare di fare la giusta opera per quanto riguarda questo trofeo tutto gare. Suona la campana, quindi ultimo giro, e ormai la gente è tutta assiepata lungo le transenne per godere lo spettacolo della conclusione. A 50 secondi transita ancora con il dorsale 21 Gabriele Matteucci, che quindi è sempre l'immediato controattaccante dei 4 atleti al comando. Ha recuperato qualcosa il gruppo, ha 1 minuto di ritardo quando transita proprio sotto lo striscione di arrivo, ma si vede benissimo che non c'è accordo tra gli atleti al comando, scusate, gli atleti del gruppo, e quindi sembra ormai un discorso chiuso alla Romagnano per quanto riguarda la conclusione. Ovviamente siamo rimasti all'arrivo per capire quale sarà l'epilogo di questo trofeo tutto gare. Avevamo lasciato 4 atleti della Romagnano sulla testa della corsa, e quindi vediamo se hanno scelto di giocarsela in tutti i modi possibili e immaginabili, se hanno deciso che sarà uno a primeggiare. Sicuramente è un arrivo in parata quello per la Romagnano, potrebbe essere tranquillamente una cartolina quella che ci stanno mandando gli atleti diretti appunto da Matteo Berti e Francesco Sarri, e tutti alzano le braccia perché sicuramente questa è una vittoria di squadra per la Romagnano. E il primo a tagliare il traguardo è Alessio Acco, che taglia appunto il traguardo a braccia alzate. Seconda posizione per Gabriele Benedetti, ennesimo secondo posto per Gabriele Benedetti, terzo Tiziano Guglielmi e quarto Samuele Manfredi. Ce l'ha fatta Matteucci a mantenere la quinta posizione, quindi non cambiano i colori per quanto riguarda l'ordine di arrivo. È sempre la Romagnano Guerciotti con Gabriele Matteucci che arriva in quinta posizione. Lanciata poi la volata per la sesta posizione, con anche una scivolata dell'atleta della Vigor che ha perso proprio il pedale. Sesta posizione per Simone Peschiera, settimo Nicolò Ferrero della Vigor, ottavo Davide Frequentini della Romagnano, nono Walter Ghigino della Casano e decimo Riccardo Moro della Zero Quadro. Un trofeo tutto gare in memoria Lavaggi, quindi a Forti, Tinte, Romagnano, Guerciotti, Mamis Caffè. Andiamo a sentire le interviste che comunque abbiamo realizzato ai protagonisti. Vedete questa carrellata, sono i ragazzi del Romagnano. Prime 6 piazze occupate dagli atleti in arancione, dagli atleti davvero che oggi hanno dominato assolutamente questa gara. Ha vinto Acco. Allora, hai fatto una volata strepitosa, li hai stracciati proprio in volata, vero? Sì, mi sarebbe piaciuto anche fare la volata, ma oggi la squadra è stata davvero magnifica, hanno lavorato in una maniera impressionante. E il merito va tutto a loro, e ho coronato soltanto questa impresa, e grazie davvero alla squadra, allo staff, tutti i dirigenti, gli sponsor, è stata una grande vittoria, una grande emozione. Io ho scherzato dicendo con una strepitosa volata, siete arrivati davvero comunque così praticamente assieme, non c'è stata battaglia, però tu hai avuto un grande merito comunque, se non altro ti hanno premiato, forse perché sei un buon ragazzo, perché ti hanno premiato secondo te? Oppure state facendo un po' per oggi a me, domani a te? L'abbiamo premiato. In questa squadra noi lavoriamo sempre tutti l'uno per l'altro, e quindi ogni giorno, se possiamo decidere, decidiamo a chi dare il merito della vittoria, perché comunque la squadra è per noi il primo obiettivo, e possiamo lavorare benissimo come squadra, e quindi lasciamo la nostra parte, un po' ciascuno lasciamo.
di un po' un secondo posto in questa maniera, non può lasciare l'amaro in bocca perché siete squadra, siete team, siete amici, però in altre occasioni magari fosse stata volata, arrivavi secondo, magari c'era un po' di rammarico. Sì, fosse stata un'altra squadra c'era un po' di rammarico, ma è come una vittoria generale di tutta la squadra, Acos l'ha meritata e siamo andati comune accordo tutta la gara e è stata dominata, diciamo. Terzo classificato dove sei? Ti sei nascosto? Ecco, anche tu terzo, però mio, un terzo in questa situazione, dico scusa se scherzo, no? Senza volata potevi cercare di arrivare un po' prima, dai. Ma c'è uno, oddio, mi sono sbagliato. Dai, per me questo terzo posto vale più di una vittoria. Bravo, bravo. Perché è stato un terzo posto che è arrivato da un'azione di squadra e ci tengo molto perché questa corsa è la corsa di ieri, ci teneva molto il nostro presidente Ennio e gli abbiamo regalato due belle vittorie e due bei podi. Io penso che se andate avanti così, ragazzi, ne regalerete tante a Ennio Bongiorni di queste belle soddisfazioni, perché il gruppo c'è, ragazzi molto preparati e voglio dire, secondo me siete state organizzando, state facendo una stagione, avete iniziato alla grande, però secondo me ci sono tutti i presupposti per andare avanti in questa maniera. Ora non dico primi sei posti tutte le volte, sarebbe troppo, però insomma siete messi bene. Noi guardiamo al futuro ma viviamo il presente e quindi ci impegneremo ogni corsa per dare il meglio di noi. E un ultimo applauso lo farei, ma non perché voglio essere partigiano, a un ragazzo che ieri, noi non l'abbiamo visto, che ha vinto ieri, eccolo qui, che lui in questa strada ha vinto l'anno scorso alla grande nella gara d'allievi, si è fatto una corsa in testa dal primo all'ultimo giro. Sempre una bellissima esperienza questa gara qui a Ortonovo. È sempre emozionante il pubblico, l'arrivo. Quest'anno diciamo è stato particolarmente bello perché non mi era mai capitata una situazione del genere e arrivare quattro insieme così è bellissimo, bellissimo. When everybody's still there by dawn, I'll find you.